Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Formula 1 2020, signori. Siamo al Gran Premio di Austria. Siamo direttamente pronti per lanciarci sulle qualifiche e sulla gara, ma prima di partire dal video di oggi io vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che sul sito quello viola per le live, trovate comunque tutti i link in descrizione. E poi che altro dire? Non ho altro da dirvi, non ho altra maniera in cui annoiarvi con le mie chiacchiere. Partiamo con il video, signori, e lanciamoci subito con le qualifiche che saranno sotto la pioggia e la gara anch'essa sotto la pioggia. Che culo, sarei dire! Ok, signori, siamo in Austria. L'anno scorso qui abbiamo fatto la nostra prima vittoria. Dico, qui li asfaltiamo male, signori. Austria è casa nostra, quindi siamo sotto la pioggia. La vedo difficile, però nel senso che sarà difficile controllare la macchina, ma in Austria, signori, se non ci portiamo a casa la vittoria, dico io, chiudo la serie qui, chiudo la serie qui. L'anno scorso li abbiamo asfaltati come se non ci fosse un domani e oggi voglio fare la stessa cosa. Tra l'altro, quando piove, noi siamo leggermente favoriti, non so il perché di preciso, ma è successo in Olanda anche. Quindi, quando piove, siamo leggermente favoriti. Non so perché problemi abbia l'intelligenza artificiale, però non ci facciamo domande che a noi non interessano. Basta che noi riusciamo. Guardate in basso a sinistra, nella minimappa, signori. Cioè, guardate quanto abbiamo dato al secondo, che non so chi sia. È blu, quindi o Hamilton o è Bottas, praticamente. Io non ho modificato nessun tipo di difficoltà, signori. In Austria, non lo so, in Austria li asfaltiamo. Certo, se poi io faccio queste cacate terribili in cui sbaglio la curva, dico, potrei anche evitarmele come se non ci fosse un domani. Dai, macchinina, dai, Maullo Racing, che questo campione ce lo portiamo a casa. Come direbbe, chi è che diceva? Ce lo portiamo a casa. Bruno Pizzul, il mitico Bruno Pizzul, quando l'Italia era sicura di vincere. Perdavamo malamente come se non ci fosse un domani. Signori, pole position in Australia. Noi qui cincischiamo con le chiacchiere, ma intanto non ce n'è per nessuno. Vediamo chi ha fatto il simpaticissimo Ghiotto, che nello scorso Gran Premio ha portato a casa il suo primo punticino della stagione. Vediamo chi ha fatto Ghiotto. Quattordicesimo, non è male, non è male. Abbiamo dato 2 secondi e mezzo, non è male, non è male. Secondo Bottas e terzo Hamilton. Speriamo che riesca anche questa volta in gara a portarsi a casa magari qualche punticino. Magari anche uno basta per la previsione dell'anno prossimo, signori. Ora spiegatemi, com'è che fino a 3 secondi fa diluviava? Domani per il Gran Premio diluvia e qui c'è il sole. Cioè, questa mi sta facendo le interviste sotto il sole. Ah, Giorgia! Mamma mia, sì, una sensazione di cui non mi stanco mai, così a caso. Cioè, spunta Giorgia e spunta il sole, signori. Meglio di una meteorologa, meteorologa. La squadra dovrà lavorare ancora più a sodo. La strategia di gomma e carburante scompaiono. Ma che cavolo, non so. Ma sì, ma rispondi quello che vuoi. Dai, basta, Giorgia, dai. Sono davvero impressionato. Si vede che lavorano molto. Ma di chi stiamo parlando? Della Racing, ok. Giorgia, fai comparire il sole anche quando non c'è. Poteri magici, dove trovarli? Ci vediamo in pista, signori, facciamo le cose serie. Torniamo a essere seri, ci vediamo in pista. Niente, Thomas al solito ci dice che l'altra volta abbiamo preso punti, come se non lo sapessimo, e che dobbiamo cercare di farlo il meglio anche in questa gara. Noi siamo concentrati, siamo in Austria, signori. Stiamo tranquilli. Frizione ammaccata, acceleratore ammaccato, 5 luci accese, vai che si spengono, vai che si spengono, dai, è così. Siamo partiti leggermente slittando, ma va bene così. Ottima partenza, signori. Ottima partenza. Botta a sedere noi con Hamilton. Famo la curva, tranquilli, tranquilli. Ok. Ce ne siamo andati, signori. Ci abbiamo dato già 1 secondo e 2 a Hamilton. Mamma mia, cioè, questa è una gara in solitaria, signori. A meno che non faccio qualche cagata io, dico gara in solitaria. Dai così. Cioè, alla seconda curva abbiamo già dato 2 secondi a Hamilton. Bandiera verde, che sto facendo? Si sono ammazzati. Si è spuntata una bandiera gialla e poi subito bandiera verde. Mi sa che si sono ammazzati in quella curva. Dico, già piove. Se poi uno gioca al lato scontro già subito così in partenza, non ne va fuori. Va bene, non ne va fuori, va fuori. Non esce fuori al massimo. Che cazzo lo sto dicendo? Non lo so. Devo trovarmi un che fare. Quasi quasi mi faccio una partitina a carte mentre faccio questi giri di Formula 1. Guarda, questo che è meglio.
dominato, signori. Cioè, al primo giro, allora, voglio vedere al primo giro quanto riusciamo a dare a Hamilton, che l'altra volta ci sta prendendo la rivincita sul Gran Premio di domenica scorsa. Sul Gran Premio di domenica scorsa, che ci avevano asfaltato male le Mercedes, oggi le stiamo asfaltando noi male. Signori. Miglior giro, 2 secondi e 2 al primo giro. Tanta roba, signori, non ce n'è. In Austria, in Austria c'è la nostra legge, non possiamo usare il DRS. Peccato, non possiamo usare il DRS, però possiamo usare la modalità a sorpasso. Sono scemo, me l'ho dimenticato la modalità a sorpasso. Io passo da una registrazione all'altra e mi dimentico le cose, cioè è assurdo. La mia memoria a breve termine è qualcosa di inutile. Cioè, si dimentica di esistere lei stessa. Va bene, cavolata a parte, signori. Dai, dobbiamo portarci a casa questo Gran Premio con calma. Non facciamo troppo gli sboroni, perché poi ci saranno i Gran Premi. Ricordiamoci Monaco facciamo schifo terribilmente. Quindi godiamoci questa supremazia qui in Austria, perché ci sono anche altri Gran Premi in cui facciamo letteralmente schifo terribilmente. Quindi va bene la supremazia, ma con i piedi per terra, signori. Mai offendere gli avversari, Mercedes di merda. Però va bene. Sportività prima di tutto, Mercedes di merda. Però vabbè, no, ho detto qualcosa, io non mi risulta aver detto qualcosa di strano. E portiamoci a casa questa bella vittoria. Bella, questo è stato un gran bel giro. Dai, di modalità a sorpasso. Staccali 4 secondi al giro. Giro più veloce, 1.14.8. 4 secondi. Dai, frena. Bello così. Sarebbe bello riuscire a doppiare, però mi sa che non ci riusciamo. Sarebbe bello riuscire anche a doppiare, però poi è chiedere troppo. In soli 5 giri sarebbe bello fare un Gran Premio di Austria completo. Cioè proprio da... Mi ha un attimo slittato la macchina di sotto. Lo sentite che ce ne andava per i fatti suoi, però va bene, l'abbiamo tenuta, nessun problema. Peccato, perché avevamo fatto bene il primo settore. Mannaggia, avevamo fatto bene il primo settore. Ah, cazzarola. Potremmo strappare un altro miglior giro, signori. E invece ci siamo un attimo abbioccati in quella curva. E no. Questo no, addirittura abbiamo preso la stanghetta rossa. No. Dai così. Che comunque sono 5 secondi e 3 a Hamilton, 6 secondi a Bottas. Mamma mia. Spettacolo. Se ogni Gran Premio fosse così, dovremmo decisamente alzare il livello di difficoltà. Sono andato. Abbiamo energia, va bene. Te la sparo tutta qui sul rettilineo principale. Dai così. Dai, siamo al quarto giro. Un giro e mezzo. Veramente due giri ancora. Non abbiamo nemmeno raggiunto la metà gara. La metà del giro. Frena come se non ci fosse un domani, butta la macchina in curva e damo se così, modalità sorpasso e via. Primo settore non siamo andati benissimo. Vediamo se sul secondo settore riusciamo a migliorarci oppure no. Vediamo se riusciamo a fare stanghetta viola nel secondo settore. La curva è fatta bene. Le premesse sono buone, vediamo come stacchiamo il secondo settore. Non lo stacchiamo il secondo settore. Da cazzo non si stacca il secondo settore. Il secondo settore è viola, attenzione. Vediamo se riusciamo ad andare anche nel terzo settore e fare il miglior giro. Attenzione. Diamoci un po' di materia al sorpasso. Leviamola. Dobbiamo fare qua la curva senza frenare troppo. Buono così. Frena così, materia al sorpasso. Ce la spariamo così. Miglior giro, 1.14.374. Tanta roba. Dai, voglio fare l'ultimo giro ancora più veloce. Dai, abbiamo dato 7 secondi e 2 a Hamilton. Mamma mia, tanta roba. Allora, il primo settore è viola, dai così. Dai. Non riuscire a staccare. Dai. Ormai parliamo di centesimi comunque. Dai. Bella così. Non li vedo nella minimappa in basso a sinistra. Non li vediamo più. Ah no, adesso sono spuntate le Mercedes. Non li vedevo più. Pensavo di correre da su. Mamma mia, l'abbiamo fatta male sta curva. Ah, niente, signori.
Infatti l'abbiamo preso verde. Vuol dire che non è malissimo, ma non è neanche un buon giro. Dovremmo fare un ottimo terzo settore. Sembra che la benzina ci tenga. Dovremmo fare un ottimo terzo settore. Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Ci siamo conservati un poco di materiale a sorpasso per l'ultimo tratto che riusciamo a tenere. Vediamo se stacchiamo il miglior giro. Non lo sapremo mai. Non sapremo mai se l'ultimo è stato un miglior giro. Però ci siamo portati a casa la vittoria, signori. Sotto il diluvio abbiamo comandato come se non ci fosse un domani in Austria. Signori, pilota del giorno. Mi fanno un cavolastro. Pilota del giorno Magnussen. Ma chi l'ha vista Magnussen? Abbiamo asfaltato tutti quanti. Guarda lo zio d'America come è contento. Grande zio, grande zio. Altra vittoria portata a casa. Quest'anno un po' di vittoria ce le siamo portate a casa. Va bene così, va bene così. Qua sei impallato tutto. Vediamo che ha fatto. No, no, prima il podio, giusto, giusto, giusto. Lo stesso podio dell'altra volta, solo a posizioni invertiti. Noi l'altra volta, domenica scorsa, siamo arrivati terzi e questa volta arriviamo primi. Ma poi sempre le due Mercedes a farci compagnia lì sul podio. Bella così, bagno di spumante per tutti, come se non ci fosse un domani. Dai così. Mi dite dove è arrivato Ghiotto? Tanto così per capire se è riuscito a fare qualcosa di buono o se è inutile come sempre. No, niente, dodicesimo. È partito tredicesimo, ha guadagnato una sola posizione. E va bene. E va bene. Vediamo un attimino la classifica. Siamo terzi, a 156, a un punto da Hamilton. Tanta roba. Abbiamo lasciato Verstappen e siamo a un punto da Hamilton. Classifica costruttori, niente. La costruttori non è nemmeno sognabile. Se non ci aiuta Ghiotto non riusciamo a fare completamente nulla. Va bene, signori. Andiamo nella schermata principale. Ok, signori. È andata bene, è andata bene, è andata bene. Il prossimo premio sarà quello di Gran Bretagna. Vediamo come andrà avanti questa stagione, signori, che comunque ci stiamo difendendo bene. Detto ciò, signori, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per le suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!